Siamo con Giuseppe Piccioni, domani una giornata a Cinema Piceno con il cinema e soprattutto con molti giovani. Sì, non è la prima iniziativa che in cui sono stato coinvolto da Don Giampiero. È un incontro con le scuole, è una cosa che mi piace fare. E vediamo se questa mia idea di far vedere un po' quali sono le caratteristiche principali del mio lavoro può essere interessante per un pubblico di ragazzi, oppure vi annoierete moltissimo, chi lo sa, ma io faccio di tutto per non farvi annoiare. Ormai è un regista conosciuto, diciamo, in tutto il mondo, anche un suo film è stato selezionato al concorso internazionale dei cinema di Venezia, ma com'è nata questa passione? Questa passione è nata in maniera attraverso un percorso strano, perché è nata soprattutto, io ho un bel ricordo di momenti della mia infanzia, adolescenza in cui sono stato catturato dai film, no? E anche un po' perché avevo dei fratelli maggiori molto più grandi di me e quindi che mi coinvolgevano in questa visione di film, di certi vecchi film americani degli anni 40-50 che passavano anche nella nostra televisione, c'erano dei cicli bellissimi. Però devo dire che la cosa fondamentale è stato il mio trasferimento a Roma, dove ancora c'erano i cineclub, i cinefori, i cineforum, delle sale storiche che hanno fatto un po' la storia di chi ha fatto cinema in quella città. E poi ho frequentato una scuola, ero un po' un ragazzo che in maniera esitante, a volte anche confusa, prefigurava un'idea di un futuro in questo ambito, però senza molte certezze, anzi con molte incertezze. Però pian piano poi ho cominciato a convincermi, a studiare, a affrontare con più compiutezza, no, questo impegno. Soprattutto poi è stato decisivo riuscire a fare il primo film, avere la fortuna di ottenere dei premi, di lavorare con attori che mi hanno aiutato in questo inizio. Tra i tanti film famosi, uno è sicuramente Il Grande Black, uscito 30 anni fa, nell'87. Sì. E com'è stato registrare il film nella propria città? Beh, girare il film nella mia città è stato difficile, perché io pensavo che Ascoli, non tanto per le caratteristiche del luogo, nel senso della parlata, dei dialetti, dell'accento, ma soprattutto per le caratteristiche del luogo dal punto di vista architettonico, di quegli spazi che tutti noi, di cui noi siamo orgogliosi, e mi sembrava rappresentasse bene fino in fondo l'idea di una provincia che poteva somigliare a tante città italiane, e quindi la provincia con un centro storico, con le chiese, le piazze, le stradine, l'antica pietra e tutto il resto. E allora ho cominciato a pensare che forse per fare questo film, girando ad Ascoli, avrei avuto qualche facilitazione in più, no? Avrebbe potuto aiutarmi a cercare di affrontare anche alcune difficoltà produttive ed essere un po' favorito, privilegiato da questa possibilità. Un'ultima domanda, cosa consiglieresti ai giovani d'oggi che decidono di intraprendere la strada del cinema? Beh, la cosa più difficile in questo lavoro è dare consigli, però se proprio devo azzardare un consiglio, che non sia ovvio, il consiglio primo ovviamente è sempre quello di studiare, ma di studiare non solo il cinema, perché la nostra formazione deve essere completa e complessa, perché un regista più cose conosce, più affreccia il suo arco dal punto di vista della sua espressione, no? E quindi credo che sia importante guardare il teatro, leggere libri, leggere romanzi, studiare la storia, tutto il resto, è tutto utile, no? In questo senso. Però poi la cosa più difficile è
capire chi siamo, no? Capire dove stiamo, capire qual è il nostro sguardo sulle cose, perché poi un regista, si può dire un regista, se ha un punto di vista anche personale sulle cose, se riesce a raccontare a un pubblico, anche ampio, meno ampio, comunque a un pubblico, qual è il suo mondo, no? Anche se il mondo è nascosto dietro una storia, dietro dei personaggi, però riuscire a capire quello che lei è, qual è il suo segno, no? E questa è una cosa non facilissima, a volte si perde molto tempo e ci si accorge solo tardi di quali sono le cose che realmente ti interessano, quelle che puoi accantonare, quelle che rappresentano uno stimolo per te, perché ti riguardano, perché sono più vicini a quello che è il tuo mondo, il tuo modo di guardare le cose. Quindi credo che questa sia la cosa più importante. Grazie.